Gentilissimi, bentrovati col primo appuntamento di settimana. Oggi, lunedì 17 aprile, i mercati europei si erano avviati al rialzo sulla continuazione del trend verificatosi nelle ultime 4 settimane. Nel contesto delle tendenze macroeconomiche, i mercati attendono nuove indicazioni da Lagarde, dopo che l'Istat in seconda lettura ha rivisto al ribasso l'inflazione di marzo dell'Italia. Tuttavia, i prezzi al consumo di alcuni settori sono ancora al rialzo e ciò spaventa gli operatori. Il FTSE MIB, dopo un massimo in area 28.100, ritrace e termina con prevalenza di vendite a quota 27.700, con un calo di mezzo punto percentuale circa. A Francoforte il DAX limita il passivo allo 0,10% circa, terminando quindi sui livelli registratosi nella chiusura di venerdì, 15.800. Anche il mercato statunitense si avvia privo di slanci, gli indici principali si stanno muovendo poco distanti dai livelli di chiusura di venerdì, con segno meno. Il Nasdaq attualmente è in svantaggio a meno 0,30% circa. I più colpiti dalle vendite sono Fineco, maglia nera sotto al meno 4%, Unicredit che sfiora il meno 2% e Banca Generali a meno 1,60% tra i titoli bancari e finanziari. Seduta negativa per Saipem, lo scivolone del meno 4% lo riporta sui minimi mensili, mentre Moncler, anch'esso fiacco, poco sopra al meno 2%. Tra i migliori in evidenza il titolo bancario Banco BPM, che scatta in avanti sui livelli di metà marzo, aggiudicandosi 3 punti percentuali. Ben acquistati alcuni industriali come Iveco e Interpump. Dal Forex, l'euro in grande forma sul dollaro americano, sopra 1,1 in apertura, si indebolisce e rientra a 1,0915, a meno 0,65% circa. Anche gli incroci con sterlina yen cedono debolmente quota, ma in questo caso i passivi sono poco marcati, meno 0,20% circa. Ed ora la view su Piazza Affari di Pietro Origlia. Ospite delle interviste di TraderLink di oggi, Pietro Origlia, trader indipendente, ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Come sempre daremo con lui uno sguardo sui listini, a te la parola. Ciao Rossana, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana e la nuova settimana, lo vediamo sullo sfondo sui nostri grafici e si apre praticamente alla continuazione, con una continuazione di quel movimento rialzista che ha contrassegnato le ultime 4 settimane e che è partito dal test di quelle ex resistenze del novembre del 2022, l'area dei 24.850-24.900 punti, quindi 4 settimane consecutive al rialzo. Prezzi che si portano sui massimi del 2023, attenzione perché il superamento di questi livelli aprirebbe le porte per andare a rivedere i massimi degli ultimi 13 anni, l'area dei 28.150-28.200 punti. Al contrario, potrebbe anche essere questa fase, questa figura, un doppio massimo, quindi una fase che potrebbe aprire anche le porte a delle prese di beneficio, visto che ci sono dei gap up sotto aperti durante queste settimane. Ricordiamoci che quest'ottava è importante perché abbiamo l'inflazione in arrivo dall'Europa dopo il dato che abbiamo visto da oltreoceano, risultato è sotto l'attesa degli analisti anche per quanto riguarda i prezzi alla produzione. E in questo contesto quali possono essere i titoli interessanti? Abbiamo visto stamattina come ritornano i rumors per quanto riguarda il consolidamento nel settore bancario. È uno dei titoli più interessanti, è il titolo Banco BPM, perché in caso di superamento dei 4 euro aprirebbe le porte per andare a chiudere questo gap up, è stato aperto il 10 di marzo in area 4,13-4,14 e a seguire successivamente spingersi sui top del 2023 4,35 con tutti gli indicatori di forza impostati al rialzo. Poi abbiamo il settore lusso perché la scorsa settimana abbiamo visto dati ottimi arrivati da Hermès e Louis Vuitton. Qui abbiamo Tod's che dopo aver breccato le importanti resistenze di 37,50 chiude prima il gap up, la gap down lasciato aperto nel mese d'ottobre, il secondo in area 40,24 e qui si pongono le basi per andare sui top di settembre dello scorso anno, l'area dei 42 euro. Ed infine
mi concentrerei sempre per rimanere tra le blue chip 40 con il titolo STM. Qui un'impostazione chiaramente al rialzo, un titolo che ha pagato durante la scorsa settimana, le ultime due settimane, la debolezza del Nasdaq, ma i prezzi che in questa fase discendente vanno a testare questa trend line rialzista che parte dai minimi che abbiamo registrato nella giornata del 2 marzo. Quindi la tenuta di area 45,50 potrebbe essere anticipatore di una ripresa di quel trend di fondo chiaramente al rialzo. Primi target 47,60, dove andremo a chiudere questo piccolo gap down lasciato aperto il 5 d'aprile, e poi attenzione, i massimi degli ultimi 21 anni, l'area dei 49 euro. Quindi questo per dimostrarci come il titolo STM in una fase di mercato difficile è tornato sui massimi degli ultimi 21 anni, quindi per vedere queste quotazioni dobbiamo ritornare al 2001-2002. Perfetto Pietro, ti ringrazio per tutte quante le informazioni, rimando con te l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te, buona giornata a tutti, buon trading. Grazie Pietro per i consigli operativi, grazie Rossana, ringrazio voi per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Arrivederci.